l'Inter non si ferma e torna ad incrociare le armi, come si suol dire, con il Napoli. Dopo la gara di domenica pareggiata per 1-1 e lo scippo di Zielinski, Marotta torna a guardare tra gli azzurri. Si avvicina, adesso, un nuovo colpo proprio dai partenopei, che dunque subiscono un nuovo colpo. I nerazzurri non si fermano e vogliono subito rialzare la testa dopo la cocente eliminazione dalla UEFA Champions League. In vista della prossima stagione, infatti, la dirigenza è al lavoro per puntellare la rosa e migliorarla ancora di più. Sono già stati, di fatto, chiusi due colpi, vale a dire Taremi per l'attacco e Zielinski per il centrocampo. Adesso, però, Beppe Marotta mette ancora gli occhi in casa Napoli, dal momento che sta provando a scippare un altro calciatore a condizioni vantaggiose all'amico Aurelio De Laurentiis. Andiamo a vedere di che si tratta e quali sono i termini di questo affare, non solo Zielinski, nerazzurri ancora pescano dal Napoli. È stato molto doloroso per i tifosi del Napoli sapere del passaggio a parametro zero di Piotr Zielinski, uno dei grandi protagonisti della conquista dello scudetto azzurro, all'Inter. Ora, però, c'è la seria possibilità che un altro calciatore del Napoli possa fare lo stesso percorso del polacco. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, la dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino per puntellare il reparto avanzato nella prossima stagione Giacomo Raspadori. Il talento ex Sassuolo sta trovando poco spazio al Napoli e potrebbe vedere di buon occhio un trasferimento a Milano. Inter, occhi su Raspadori, è lui il nuovo attaccante, costato 30 milioni al Napoli, ha trovato poco spazio, chiuso da Osimhen e da un modulo poco adatto ad una seconda punta come lui. Nell'Inter, in tal senso, sarebbe perfetto proprio come spalla di un bomber vero. Potendosi adattare, in tal senso, tanto a Thuram quanto a Lautaro Martinez. In ogni caso, l'arrivo anche di Taremi potrebbe riservargli davvero uno spazio ridotto. In ogni caso, l'Inter crede tanto in questo affare e vuole andare, con Raspadori, a sostituire Alexis Sanchez, che in questo suo ritorno in nerazzurro non ha mai convinto. A questo punto si ha la netta sensazione che anche Arnautovic, a fine anno, dirà addio ai nerazzurri. Immobile all'Inter, SI scatena subito il putiferio. Ciro Immobile è accostato con forza all'Inter nelle ultime ore. C'è chi ha già espresso il suo pensiero sul possibile trasferimento. L'Inter resta in vetta alla classifica, nonostante il passo falso contro il Napoli, e questo già si sapeva, ma intanto sullo sfondo c'è chi sta preparando il calciomercato che arriverà, con la certezza che, oltre a Taremi, servirà anche un altro attaccante per completare il reparto offensivo. Contro i partenopei si è confermato il momento negativo delle punte di Simone Inzaghi, con Lautaro Martinez che sembra aver placato la sua vena realizzativa e Marcus Thuram che fa fatica a trovare la via del gol, con errori anche abbastanza clamorosi. Dal prossimo anno, anche in vista del prossimo mondiale per club, ci vorranno delle alternative in più. Per questo, il nome di Ciro Immobile sta diventando sempre più assillante. Secondo quanto riportato ieri da Tutto Sport, l'attaccante della Lazio, in rotta con la piazza biancoceleste dopo tanti anni da protagonista assoluto, potrebbe passare in nerazzurro. A Madrid ci sarebbero stati anche i primi contatti tra l'entourage del calciatore e l'Inter. L'affare è ancora tutto da capire e definire, ma la notizia è importante, soprattutto divisiva. Immobile accostato all'Inter. Molti tifosi non la prendono bene.
per tutta la giornata di ieri, e anche durante la mattinata di oggi, Twitter si è popolato di molti cinguettii sulla questione e non proprio carini nei confronti del bomber, che comunque ha scritto la storia della Serie A a suon di reti, e questo qualcuno lo sta un po' dimenticando. Molti tifosi nerazzurri, sicuramente la maggior parte, hanno specificato che servirebbe un profilo più giovane, non l'ennesimo ultra trentenne che sembra nella parte finale della sua carriera. Sarebbe un'operazione simile a quella di Arnautovic e Sanchez, che non stanno portando esattamente i risultati sperati. I supporters della capolista vorrebbero un calciatore diverso, un nome alla Joshua Zirkzee, per esempio, che però comporterebbe anche una spesa maggiore. E chi sponsorizza l'operazione, allora? Beh, a dire il vero i tifosi della Lazio, dato che hanno pubblicato molti tweet in cui avallano l'operazione. Dopo tanti anni d'amore, questa storia sembra arrivata al capolinea, un po' per la questione Sarri, un po' per il rendimento del calciatore sul campo. E Inzaghi continua a stimarlo, il che potrebbe essere un grosso indizio per il suo futuro. Acerbi, la squalifica non basta. Fuori rosa e rescissione, Juan Jesus lo ha sconfessato ieri sera con un pesantissimo post su Instagram. L'incontro con l'Inter e la procura, il forte rischio di una maxi squalifica. Il caso Acerbi Juan Jesus è ulteriormente esploso ieri sera, con il brasiliano che ha rilanciato le accuse di insulto razzista attraverso un lungo e pesante post su Instagram. Qualche ora prima, alla stazione di Milano di ritorno dal ritiro della nazionale, il difensore dell'Inter aveva parlato per la prima volta di quanto accaduto in campo domenica sera, negando di aver insultato il collega del Napoli. Non ho detto nessuna frase razzista, su questo sono molto sereno. Non ho sentito Juan Jesus e neanche i compagni. Purtroppo nel calcio succedono certe cose ma finiscono in campo. A breve Acerbi avrà un faccia a faccia con la dirigenza, che necessita di elementi ben definiti per poter agire di conseguenza in un senso o nell'altro. La Procura federale ha intanto aperto un procedimento e nei prossimi giorni sentirà entrambi i calciatori. In serata, stizzito evidentemente dalle dichiarazioni rilasciate dal nerazzurro, Juan Jesus ha pubblicato un post sconfessando in tutto e per tutto Acerbi, il quale rischia una squalifica molto pesante. Da regolamento, almeno 10 giornate, con annessa esclusione dall'europeo. Per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Oggi però leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l'evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono. Così non ci sto, il razzismo si combatte qui e ora. Acerbi mi ha detto, vai via nero, sei solo un negro. In seguito alla mia protesta con l'arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche, per me negro è un insulto come un altro. Oggi ha cambiato versione e sostiene che non c'è stato alcun insulto razzista. Non ho nulla da aggiungere. Tanti tifosi dell'Inter contro Acerbi, rescissione del contratto, il post infuocato di Juan Jesus ha scatenato la rabbia dei tifosi interisti. Molti, anzi moltissimi si sono schierati dalla sua parte e, di conseguenza, contro Acerbi. C'è anche chi invoca punizioni esemplari. Addirittura la risoluzione del contratto considerato l'impegno del club di Jiang in questi anni nella lotta al razzismo.